Si chiamava Kelly Plusker. Era una meteorologa televisiva che si è uccisa domenica a soli 42 anni di età. E pensate che 2 anni fa il figlio Thomas si era suicidato a 19 anni. Già il figlio aveva compiuto il suicidio. Un dolore immenso per lei, non riuscì a sopportarlo. Si è aggiunto a un ricordo di una serie di abusi subiti quando era una bambina. Non ne posso più, la donna avrebbe detto, il mio cervello si è rotto. Prima della morte, prima di uccidersi, questo è il messaggio che ha pubblicato su Facebook. Kelly ha raccontato di come il maestro della banda scolastica avesse monopolizzato per intero la sua esistenza. Lui aveva il doppio dei miei anni e avrebbe dovuto prendersi cura di me. Invece mi guardava come nessuno avrebbe dovuto guardare una bambina. Questa relazione fatta di abusi è andata avanti per 5 anni, durante i quali ero sotto il suo più completo controllo. Mi ha riempito di promesse, ma solo dopo mi sono resa conto che mi aveva rubato il futuro. Insomma, la donna non è riuscita a sopravvivere, non è riuscita a sopportare quel peso che si portava appresso e ha deciso di suicidarsi, di compiere il suicidio. Vi ringrazio per l'ascolto, per il video di YouTube, Kelly Plusker, riposi in pace, amen.